Innanzitutto, buonasera a tutti quanti, partiamo velocemente che questa sera c'è Valerio che affronterà un excursus abbastanza impegnativo ma non troppo. Questa parte un po' più didattica, diciamo, può sembrare un po' superfluo ma è abbastanza importante per capire che quello che sta succedendo non è niente di nuovo, niente di inatteso. Siamo in situazioni e meccanismi che sono stati ampiamente studiati, verificati e che abbiamo già vissuto nel corso dei secoli, non degli anni. Non cercherà di portarvi a spasso per tutta la storia dell'umanità, dall'origine della moneta, fino alle conchiglie e così via. Diciamo che è stato focalizzato tutto l'excursus che farà solamente su quelli che sono gli elementi più attinenti alla situazione attuale. Non nel senso che sono quelli che stiamo vivendo, ma che ci fanno capire a cosa ci avviciniamo e quali analisi se ne erano allontanate vedendone i pericoli, essenzialmente. Detto questo, poiché Valerio dovrà chiacchierare per un bel po', lascio volentieri la parola a lui. Allora, dunque, l'arco temporale che andremo ad analizzare sarà dal 1500 grosso modo fino agli anni, gli anni 80 e 90 del 1900. Dunque partiremo dal mercantilismo e dalla fisiocrazia che come vedete vanno dal 1500-1550 circa fino alla seconda metà del 1700 del XVIII secolo. E dunque per quanto riguarda il mercantilismo non era una vera e propria scienza economica, ma era più, diciamo, un insieme di filosofie che si rivolgevano anche allo studio dell'economia. Fino al 1700, o meglio, fino al 1750, l'economia era inglobata all'interno della filosofia e delle scienze religiose. Quindi non era una vera e propria scienza. Inizia ad essere scienza nel 1750 quando interviene la fisiocrazia, che vedremo a breve. Il mercantilismo si fonda su questi punti qua, cioè che cosa vogliono dire sostanzialmente la politica di potenza. Politica di potenza. Il contesto in tutto ciò, la politica, perché è importante. Siamo in una situazione in cui gli stati hanno un valore che si basa essenzialmente sull'oro. Sull'oro, sulla forza militare, sull'esercito, sulla flotta navale. L'oro ne segue appunto la forza militare che lo sostiene, e questo poi è, diciamo, il vincolo importante che porta al mercantilismo è l'oro. Questo è importante tenerlo presente perché, come dicevamo l'altra volta e come vedremo dopo, sarà poi il nuovo gold standard, cioè l'euro, che ci porta alle cosiddette politiche neomercantiliste. Questa che stiamo vedendo ora è assolutamente la forma più vicina all'eurocrazia tra quelle economiche che abbiamo già vissuto. L'eurocrazia, se vogliamo, è ancora più perfetta, perché l'oro poteva essere acquisito all'estero, l'euro solo dalla BCE. L'oro poteva essere scavato, l'euro solo dalla BCE. Sì. Esattamente, insomma, un'analisi perfetta direi. L'analisi molto, molto brevemente che i mercantilisti fanno è che la ricchezza è uno stock dato, cioè la ricchezza è solamente quella, e uno Stato può aumentare la ricchezza, i metalli, insomma, solamente attraverso l'export. Cioè, l'export è l'unica fonte di ricchezza per uno Stato. Se uno esporta, guadagna, se uno importa, perde. Questa era la logica dei mercantilisti, sostanzialmente. E ovviamente, se il punto centrale è
l'export sostanzialmente, è ovvio che la bilancia commerciale deve essere sempre in attivo, cioè l'export deve essere sempre maggiore dell'importazione. E il punto è come tutelare surplus della bilancia commerciale attraverso il protezionismo, potremmo dire, anche se era, diciamo, un vecchio tipo di protezionismo, non come viene conosciuto oggi. E il punto è che avvenne una critica a questo sistema, e che venne da David Hume. David Hume era diciamo un filosofo amico di Adam Smith, che intorno alla seconda metà del Settecento, anzi all'inizio della seconda metà del 1700, fa una critica ai mercantilisti. Gli dice: ma se voi volete avere sempre un export maggiore delle importazioni, questo conduce ad una affluenza di oro, di argento, di bronzo, insomma, di metalli preziosi sostanzialmente. Questo cosa porta? Ad un aumento del livello dei prezzi. Già in David Hume, diciamo, si nota una relazione, potremmo dire sostanzialmente, tra un aumento della massa monetaria e un aumento del livello dei prezzi. Ovviamente con un aumento del livello dei prezzi si ha anche un riequilibrio, potremmo dire, dell'import e dell'export. Questo molto semplicemente. Vai. Allora, un'ultima cosa prima che andiamo avanti, giustamente, e volevo sottolineare come viene gestito questa cosa, che è molto importante. In questa situazione, come faccio ad essere sicuro che esporto più di quanto importo? Applico dei dazi. Quindi, con un protezionismo del mercato interno, io impedisco le importazioni tassando le importazioni, esporto dove non c'è esporto, dove non ci sono dazi. Come faccio ad assicurarmi che non ci siano dazi? Le armi servono a quello. Chi mette i dazi lo conquisto, metto un governo fantoccio e mi sono fatto il mio stato satellite. Quello che è importante capire è che questo tipo di logica regge solamente quando si ha la forza di qualche tipo natura per imporre le proprie condizioni commerciali. Che questa logica, come sta facendo oggi di fatto la Germania con il resto d'Europa, che questa logica trascura completamente il mercato interno perché si concentra solo e soltanto sull'import-export, che come abbiamo detto l'altra volta è marginale. Quindi il fatto che una nazione sia più ricca non significa che la gente stia bene, perché essendo il mercato interno depresso, io comunque ho un crollo della domanda aggregata, della capacità d'acquisto, ho anche una buona disoccupazione, perché quelli che possono lavorare per l'export sono comunque una frazione di quelli che lavorano per il mercato interno. E questo ci riporta a quello che diciamo l'altra volta della Germania. Alla Germania va bene? Sì, ma non ai tedeschi, non ai lavoratori tedeschi, che comunque sono i meno pagati d'Europa. Da ultimo, questo tipo di situazioni porta a squilibri che si risolvono sempre in un solo modo, con le armi. Questi sono i sottintesi della situazione mercantilista. E perdonami se li ho sottolineati, diciamo esulano se vogliamo dall'analisi che sta facendo Valerio, ma ci serve a capire qua perché è importante conoscere la filosofia mercantilista, appunto, e quali sono le implicazioni. Le implicazioni, esattamente, non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale, internazionale, eccetera, eccetera. Dopo il mercantilismo c'è la fisocrazia, che nasce intorno al 1750 e dura fino al 1780. Nasce in Francia, sì. Queste sono una sorta di teoria economica, oppure come si sviluppa? Delle teorie economiche nel corso dei secoli. All'Europa Allora, l'economia politica nasce in Inghilterra sostanzialmente, quindi siamo all'interno del continente europeo. I mercati funzionavano secondo queste teorie in quei periodi?
non funzionavano secondo queste teorie, ma ecco, ad esempio la Francia del 1700 era rurale, ancora non aveva un'industria, non aveva il libero mercato, quindi era molto diversa. Esattamente, esattamente. Quindi le repubbliche abbiamo avuto prettamente mercantilista. La Repubblica di Venezia, cioè, ce n'erano tante. Questo tipo di gioco, tra virgolette, diventa vincolante quando? Quando c'è commercio e quando c'è il gold standard. Sono questi due fattori che scatenano il mercantilismo. Ecco perché, stante l'euro, siamo caduti nella trappola neomercantilista. In assenza di spesa a deficit, con gli stock fissi di ricchezza, che è uno degli elementi che ha citato Valerio, il primo degli elementi che ha citato Valerio, parlando del mercantilismo, lo stock fisso di ricchezza finanziaria significa che non aumenta la massa monetaria, a meno che io non la prenda a qualcuno. Poiché la moneta era agganciata all'oro, la conseguenza era automatica. Questo produceva lo stock fisso di ricchezza finanziaria. E allora, con la fisiocrazia si ha comunque un inizio di analisi dell'economia come interdipendenza tra le varie variabili dell'economia, scusate il gioco di parole, ed è un sistema chiuso, cioè non ha rapporti con l'estero sostanzialmente, quindi export e import non esistono in questo sistema qui, ed è un sistema a flussi circolari. La ricchezza è sempre quella, è sempre data e circola continuamente la ricchezza. Si riproduce fine a se stessa la ricchezza. Questo, diciamo, piacque molto a Marx, che vede nella fisiocrazia il primo filone che analizzava l'economia come interdipendente tra le varie analisi, tra le varie variabili, tra le varie classi, che erano sostanzialmente tre, e quindi questo è il succo della fisiocrazia. Finita la fisiocrazia, si passa alla nascita dell'economia classica con Adam Smith. Siamo nel 1776, anno in cui Adam Smith pubblica La ricchezza delle nazioni, 1776. Adam Smith chi è? Adam Smith non era un economista, Adam Smith era un filosofo morale, insegnava all'Università di Glasgow, in Scozia, e proprio il suo approccio filosofico lo avvicina all'economia. Ovviamente tutta quanta l'economia cosiddetta classica, che va insomma dal 1776 fino agli anni 70 dell'Ottocento, è una teoria macroeconomica, cioè analizza l'economia a livello macro, appunto, tra i rapporti tra le varie classi, come viene prodotta la ricchezza, il capitale, eccetera, eccetera, eccetera. Adam Smith, inoltre, usa un approccio che è storico-deduttivo. Che cosa vuol dire un approccio storico-deduttivo? Che lui analizza l'Inghilterra dell'epoca, sostanzialmente, e quindi tutta l'economia di fine Settecento, con gli occhi della storia. Cioè lui in quel preciso momento vede che è molto più utile utilizzare il liberismo. Per quale motivo? Perché i governi di fine Settecento, insomma, dell'Inghilterra non erano poi così democratici. Insomma, quindi ecco, questo bisogna capirlo, secondo me. Cioè, molto spesso si identifica Smith come il padre del liberismo, dell'SFR, della mano invisibile, cosiddetta mano invisibile. Ma bisogna sottolineare questo aspetto qua, che lui analizza il suo periodo storico dell'epoca, e anzi Adam Smith teorizza anche lì l'intervento dello Stato, per così dire, dove nell'istruzione
nelle strade. Lui dice là è fondamentale il ruolo dello Stato, in quel momento è fondamentale. Non mi addentro sulla teoria del valore perché diciamo è molto complicata, quindi non mi ci addentrerò sostanzialmente. E in Adam Smith anche si trova la teoria cartalista, cioè quella secondo cui è lo Stato che imponendo una tassa dà il valore alla propria valuta. E ecco, questa è una citazione dalla Ricchezza delle Nazioni del 1776, in cui Adam Smith riconosce proprio questo, cioè che con una tassa, con l'imposizione di una tassa, si dà valore alla propria carta moneta. Questo ci riporta al discorso che facciamo un'altra volta. Quando dicevamo sganciare dal gold standard, la tassa è l'unica cosa che dà il valore alla moneta. Di fatto era abbastanza chiaro che un sistema prevalentemente chiuso, non più basato su un'ottica necessariamente mercantilista, che fosse necessario trovare basi diverse rispetto al valore commerciale con l'estero dell'oro per dare valore alla moneta. E quindi già per Adam Smith, quindi parliamo della l'archetipo del liberismo, appunto, tutti i falchi, come potremmo chiamarli ora, della politica economica, si rifanno tutti quanti all'insegnamento di Smith o anche più soft, parla dell'asset fair, cioè di lasciar fare i mercati, il mito del mercato che si autoregola, i mercati che sono saggi mentre gli stati sono spendaccioni e così via, tutte queste baggianate. Anche per Adam Smith, comunque, cominciava ad apparire chiaro che il ruolo fondante delle tasse è quello di dare valore alla moneta. Sì, esattamente. Poi diciamo che il cartalismo c'è diciamo da 5.000 anni a questa parte, grosso modo. C'era nell'impero azteco, c'era nell'impero babilonese, però insomma non mi addentrerò, diciamo, perché sono veramente, diciamo, dal 5.000 avanti Cristo ad oggi, direi che... Quindi anche questa idea qui, diciamo, questo pensiero, chiamiamolo così. La teoria cartalista? Sì, in un certo modo è quella che allora ha portato gli Stati Uniti d'America a distaccarsi dall'Inghilterra? Quando loro misero le tasse, no? Esattamente, cioè c'è una relazione storica comunque, quindi la sola economia non è sufficiente, diciamo, per capire il tutto, insomma. Quindi non sì, solo l'economia monetaria, però comunque ovviamente l'emancipazione è stata segnata dalla tassazione e dal battere moneta, è quello. È successa la stessa cosa. La supremazia, cioè l'identità di uno Stato è definita dalla sua capacità di tassare ed emettere moneta. Ecco perché prima diciamo è cambiato il governo, non mi pare che la BCE è sempre lì, la Commissione Europea è sempre lì, il governo non mi sembra che sia cambiato. Delle cose che erano state, sì, infatti. È successa la stessa identica cosa al crollo dell'impero romano. Sì, è successa la stessa cosa. Fatto valutare internazionale è arrivato anche più. Sì, no, ecco, il nuovo. Le cose, diciamo, quello è il... Dopo Adam Smith arriviamo a Malthus. Malthus era, diciamo, un eterodosso, se così vogliamo definirlo, poi vi spiegherò perché, insomma. Malthus è famoso per la sua tesi sulla popolazione e sul salario di sussistenza. Che cosa vuol dire? Che il salario oltre un certo livello non può andare. C'è un salario di sussistenza, appunto, che è quel salario che permette sostanzialmente il soddisfacimento dei bisogni primari, proprio bisogni primari, cioè quelli necessari, insomma. La legge di sé, la vediamo adesso. Che cos'è la legge di sé? La legge di sé è sostanzialmente la legge secondo la quale è l'offerta che crea la propria domanda. Ancora di più, è una legge secondo la quale tutta quanta la produzione
trova una propria domanda, cioè tutta la, tutto quello che viene prodotto, insomma, viene venduto sul mercato. Non va dimenticato che questi signori erano spesso e volentieri filosofi, gente che amava chiacchierare, borghesi annoiati. Cioè, riflettiamoci un attimo, la legge di sé è quella che dice che è la produzione che crea la domanda. Io vi invito a intraprendere una carriera da vendere ghiaccio agli eschimesi. Provateci, producete il ghiaccio a buon mercato e andatelo a vendere agli eschimesi. Dimostrate che è l'offerta che crea la domanda, se ci riuscite. Se invece comincia ad esserci tanta gente che ha sete, vedrete che il Bibitaro spunta col suo banchetto. È abbastanza ovvio, abbastanza logico, ma non possiamo dimenticare che questa gente che chiacchierava in circoli culturali con la sua bella parrucchetta per far colpo in società, per discutere filosofia, per far vedere che ce l'aveva più lungo di quell'altro, diciamo, erano essenzialmente dispute che purtroppo hanno vincolato anche le politiche di interessati e che ancora adesso condizionano le politiche economiche. Tuttora che studia economia viene insegnato che la domanda, che l'offerta pilota la domanda, che è un'idiozia, ma viene ancora insegnato. Che poi non è proprio così, ecco, per uno come David Ricardo. David Ricardo era un economista proprio a livello professionale. E lui è importante, diciamo, sostanzialmente per questi punti qua. Lui si focalizza su come vengano distribuiti i vari redditi tra i capitalisti, i salariati e i proprietari. Accetta la legge sul salario di sussistenza. Accetta anche la legge di sé e poi fa un'analisi, diciamo, che va al cuore sostanzialmente dell'analisi economica di quegli anni là. Cioè il capitalismo tende allo stato stazionario. Che cosa vuol dire? Che nel lunghissimo periodo i profitti diventano zero, perché vengono sostanzialmente ridotti dalla rendita, cioè dalla classe dei proprietari fondiari, sostanzialmente. Quindi Riccardo vede lo stato stazionario nel capitalismo, e qua poi si arriva a una parte un po' più critica, sostanzialmente in tutti i sensi, perché si arriva a Karl Marx e alla critica dell'economia politica. Qui vorrei fare una premessa che è abbastanza importante. Esatto, cercherò di essere più semplice possibile. Studiamo fondamentalmente tre aspetti, che sono il metodo, l'analisi e la politica. Il metodo è indiscutibile, è il metodo scientifico che viene utilizzato in tutti i modi. L'analisi è indiscussa per il momento. Quando non parliamo del manifesto, parliamo del capitale, cioè l'analisi del capitalismo. La proposta è quantomeno discussa, c'è chi dice con la stupidaggine, c'è chi dice d'accordo, viene discussa. Non arriveremo a parlare della proposta politica, ma è importante tenere presente che sia il metodo che l'analisi che Marx fa del capitalismo sono tuttora, tutt'oggi e a tutti i livelli considerate indiscusse. Il New York Times alcuni mesi fa titolava proprio "A quattro colonne Marx aveva ragione", perché si sono accorti, ops, anche in America, che il capitale era un'analisi tuttora attualissima delle meccaniche e delle dinamiche capitalistiche. Il che non vuol dire che il New York Times sia diventato comunista o marxista, è semplicemente che, come dicevo, distinguiamo questi tre aspetti. Il metodo prettamente scientifico, iniziato da Ricardo e portato avanti da Marx, assoluto pragmatismo nell'analisi. L'analisi come conseguenza, usando questo metodo, e poi la proposta politica. Quindi quando parliamo di Marx, attenzione, nessuno mi sta facendo, come dire, mi sta convertendo al comunismo o cose simili. È semplicemente una parte ineludibile, fondamentale dell'analisi, soprattutto del capitalismo. Esatto. Dunque, molti tendono ad analizzare Marx come un economista classico. Non sono di questa visione, sostanzialmente, perché Marx, ecco, come dice il titolo, sostanzialmente era un critico dell'economia politica, non
un economista politico critico, no, lui fa una critica radicale all'economia politica. Questo è un punto che volevo sottolineare, insomma, quindi Marx, come dire, cioè, da quale punto iniziare di Marx? Proviamo con questi qua. Per Marx si hanno diverse classi all'interno della società, sostanzialmente due, principali, cioè quelli che hanno i mezzi di produzione e chi non li ha, cioè i capitalisti e i lavoratori salariati. E lavoratori salariati, sostanzialmente per Marx il capitalismo è visto come totalmente instabile, cioè totalmente instabile e destinato alla sua fine, quindi non come Davide Riccardo diceva, ma sì, vabbè, il capitalismo tende allo stato stazionario, no? Marx dice no. Marx dice che il paese sostanzialmente è destinato al crollo. I punti fondamentali dell'analisi di Marx, che ho cercato di stringere il più possibile, sperando di esserci riuscito di semplificare il più possibile, sono l'esercito industriale di riserva. Che cos'è sostanzialmente questa roba? È un esercito di lavoratori disoccupati che hanno la funzione di abbassare il salario, cioè di tenere il salario, cioè, sostanzialmente molto basso. Quindi non è come il livello di sussistenza di Malthus. Marx dice tutto il capitalismo sostanzialmente tende a creare un esercito industriale di riserva di disoccupati per mantenere il salario basso. Non abbiamo parlato della teoria del valore, perché diciamo è molto complicata e credo non sia questo il luogo adatto, diciamo, per parlare, altrimenti servirebbe, diciamo, una lezione a parte, totalmente a parte, quindi ho evitato di analizzarla. Ma sostanzialmente è una teoria che per Marx risiede nello sfruttamento proprio della classe operaia. Aspetta, prima che vada avanti, volevo sottolineare come tutto quello che abbiamo detto adesso di Marx trova un perfetto e pieno riscontro, così come praticamente il numero di punti che ha esposto Valerio trovano perfetto e pieno riscontro in quello che di fatto è quella che di fatto è l'analisi attuale capitalistica che gli stessi capitalisti fanno. Ad esempio, la società divisa in classi. Ha detto Warren Buffett. Warren Buffett, milionario americano, ha detto c'è una lotta di classe in corso e siamo noi ricchi che stiamo vincendo. Il capitalismo è intrinsecamente instabile e destinato al crollo. Questo si lega perfettamente all'analisi di Riccardo, che diceva che il capitalismo è destinato allo stallo, alla stagnazione. E qualunque capitalista odierno sa che se non si cresce si crolla. La stagnazione è crollo. Anche qui non c'è nessun tipo di discordanza nell'analisi di Marx rispetto a quella che viene considerata oggi. Esercito industriale di riserva. La disoccupazione dovrebbe essere tenuta, secondo la maggior parte dei gruppi industriali, almeno intorno all'8-10%, perché è la disoccupazione che permette di creare, tramite la cosiddetta leva salariale, la possibilità di mantenere bassi gli stipendi. Se non accetti uno stipendio basso, fuori, il caso dell'Electrolux o di altri che sono in realtà fatto scuola, cioè gli stipendi si stanno abbassando, anche gli stipendi pubblici, non solo in Grecia, anche in Italia, e si abbassano sia direttamente che attraverso l'aumento dell'imposizione fiscale, diretta o indiretta. Questo ci porta
a una situazione in cui la gente non protesta, non mette a ferro e fuoco le piazze, perché ha paura di perdere quel poco che ha. L'esercito industriale di riserva che Marx analizzava ha assolutamente pieno e totale riscontro nell'analisi che oggi fa un liberista, che semplicemente dice che una certa disoccupazione è utile. Non ci discostiamo per nulla, cioè non c'è niente di strano o di diverso rispetto alle cose che già sappiamo, semplicemente le stiamo chiamando col proprio nome. Dove la Commissione Europea dice che il 23% di disoccupazione è il tasso naturale della Spagna, Marx dice che quella disoccupazione serve a tenere bassi gli stipendi. Tutto lì. Ok. Denaro, merce, denaro 1. Questo è il capitalismo, secondo Marx. Che cosa vuol dire? L'economia capitalistica è produzione di profitto, sostanzialmente, di quello che Marx chiama plus denaro, cioè un denaro maggiore di quello iniziale, il plus denaro e il plus valore. Il plus valore, sostanzialmente, per farla semplice non è. Il plus valore è sostanzialmente quel valore creato dal plus lavoro. Che cosa vuol dire? Che nella giornata di lavoro il lavoratore viene remunerato non per tutta la giornata lavorativa, ma solo per quel tempo di lavoro socialmente necessario, dice Marx. Quindi dietro a questo plus valore, sostanzialmente, c'è un plus lavoro che produce il plus denaro, questo qui. Questo è cosiddetto plus valore monetario, sostanzialmente, cioè quanto è a quanto ammonta il cosiddetto plus valore. E questo ci riporta ancora una volta a una situazione che non è per niente, cioè ogni volta si parla di plus valore la gente rizza l'orecchia, ma in questa formula c'è tutto quello che dice Marx, ed è importantissima perché cambia completamente l'approccio dell'economia. Prima del capitalismo la situazione era quella che ci hanno raccontato, di cui si parla ancora: la moneta serve a facilitare gli scambi, quindi il modello era: parto da una merce, uso la moneta, arrivo ad avere una merce, cioè un bene. Il modello di transazione precapitalistico era MDM. Parto dalla merce, passo per la moneta, denaro, torno alla merce. Con il modello capitalista questo diventa completamente ribaltato. La ricchezza del capitalista non è la merce, è il denaro. La merce diventa un male necessario per acquisire più denaro, che è il fine ultimo della transazione del capitalista. Quindi l'economia non è più basata sui beni denari, quindi il modello non è più MDM, merce, denaro per facilitare gli scambi, merce di altro tipo, natura, produco pelli, mi faccio da la pagnotta e i ferri del cavallo, no, è parto perché ho il denaro, posseggo, ho proprietà, non merci da scambiare, uso le merci per avere più proprietà. Esatto. In questa epoca è importantissimo questa di merci. Il cuore del capitalismo è tutto lì. Attenzione, perché poi vedremo, diciamo, sarà pure facile intuire dove arriva la genialità, che è la finanza, in cui la merce scompare. Esatto. E quindi si fa da denaro a denaro, e diciamo denaro truffa denaro. Sì, esattamente questo, perché se dietro al valore non c'è che il lavoro, nel finance capitalismo sostanzialmente si ha di 1, di 2, di 3, cioè non c'è più il lavoro, non c'è più quindi creazione di valore, cioè c'è disoccupato, non c'è più lavoro, e questo, diciamo, è, diciamo, l'ultima fase del
capitalismo. Ultimi punti su Marx, sostanzialmente, ma Marx si interroga sul fatto, ma questo capitalismo è ovviamente soggetto a crisi cicliche. Marx è il primo teorizzatore di un capitalismo soggetto a crisi cicliche. Cioè, il capitalismo non è una cosa ferma, una cosa stabile, non è in equilibrio il capitalismo, come oggi, no? Come ci dicono, i mercati si autoequilibrano, le forze del mercato, eccetera, assolutamente no. Quali sono queste crisi per Marx? Sostanzialmente ce ne sono due principalmente, che sono questa, cioè quella da caduta del saggio di profitto, che è sostanzialmente quello che è successo da intorno al 1870-1893, cioè le grandi crisi di fine 800 sono assolutamente spiegabili con questa crisi qua, cioè con la crisi finanziaria del saggio del profitto. Poi ci sono le cosiddette crisi da realizzo. Le crisi da realizzo sono due, cioè la crisi da sottoconsumo, cioè una carenza di domanda nel capitalismo, diciamo, quindi molto prima di Keynes, Marx aveva visto che nel capitalismo c'è uno squilibrio tra l'offerta e la domanda. C'è uno squilibrio probabilmente. E la crisi da cosiddette crisi. La sproporzione su cui, diciamo, non entrerò per stringere in termini il discorso. Andando avanti, dopo Marx ci sono, diciamo, quelli che oggi sono maggiormente in voga, cioè i cosiddetti marginalisti neoclassici. Dunque, il filone marginalista nasce intorno al 1870, quindi subito dopo Marx, ed è una risposta sostanzialmente a Marx a livello prettamente politico. Cioè, il marginalismo è una risposta a Marx, che poi vedremo dopo che ha fallito totalmente, e vi spiego perché dopo. Dunque, se gli economisti classici hanno un approccio macroeconomico, qua si cambia totalmente paradigma, cioè si passa dalla macroeconomia alla centralità della microeconomia. Cioè, non ci sono più le classi, ma ci sono i cosiddetti agenti economici. La società non è più divisa in classi, è un modello prettamente teorico, questo marginalista nel classico. Non c'è più la teoria del valore lavoro, cioè sostanzialmente che, come in Marx, il valore è ricondotto al lavoro. L'unica merce particolare che produce valore è il lavoro. Qua si cambia totalmente paradigma, cioè c'è la cosiddetta teoria del valore utilitario. Che cosa vuol dire? Che una cosa ha valore perché è utile, cioè perché a me è utile, sostanzialmente questo mouse mi è utile perché devo far funzionare le slide, insomma, quello che devo far utilizzare. Poi c'è il valore e l'utilità. Il valore non è uguale per tutti. Non è uguale per tutti, è soggettivo, appunto qui. Ecco, non più classi, ma il singolo individuo, il singolo agente economico, il cosiddetto individualismo metodologico, cioè è l'individuo che conta, mentre per Marx e per i classici era tutto l'opposto, cioè è la... Ci porta più Cesare, più Dio. È dalla macro società che si passa ai singoli individui, mentre per loro no, è dal singolo individuo che poi si spiega tutta la società.
famosissima, diciamo, non ricordo l'anno, l'espressione, l'espressione della Thatcher: non esiste la società, esistono solo gli individui. Ecco, viene da questo filone di pensiero qua. Su questo punto, diciamo, non mi ci soffermo, che altrimenti dovremmo andare. Dunque, la teoria neoclassica, in che cosa consiste sostanzialmente? Dunque, il filone neoclassico, ci sono molti autori, molti studiosi, molti economisti, e qua ne ho messi sostanzialmente due, tre. Uno, Varras, ha teorizzato un equilibrio economico generale. Che cosa vuol dire? Che con le sole forze del mercato, gli agenti perfettamente informati sostanzialmente, si ha un equilibrio tra la domanda e l'offerta, cioè si equilibria sempre tutto. Questo è quello che dice molto in breve Leon Varras. C'è anche Marshall, che è stato, diciamo, il maestro di Keynes, Alfred Marshall, che invece ha detto sì, c'è un equilibrio economico in generale per i fattori produttivi, lavoro, capitale e rendita, terra, insomma, ma nel mercato delle merci, dei beni, sostanzialmente c'è un equilibrio parziale. Ed ecco che all'inizio del 1900 c'è un economista, Piero Sraffa, che critica strutturalmente sia questo, l'equilibrio economico generale, che l'equilibrio parziale. Nel 1925 fa una critica micidiale all'equilibrio parziale, e quello più significativo è nel 1960, cioè la critica radicale che distrugge sostanzialmente questo, l'equilibrio economico generale. Nel 1960 tutta quanta la teoria neoclassica crolla, ha un forte crollo, vincono i keynesiani, vincono gli eterodossi, sostanzialmente, ecco, vincono gli eterodossi. Dopo il 1960, sono classici marginalisti, perché loro hanno la teoria della utilità marginale, sostanzialmente che il vero valore sì, esatto, appunto, al margine. Sraffa, diciamo, diciamo che sono quelli che sono stati completamente distrutti dalla storia, distrutti dalla logica, distrutti dall'aspetto scientifico, e esattamente come la Microsoft stanno ancora lì. Esatto, sì, esatto. È una semplificazione che ci sta tutta, insomma. Quindi manco di niente marginalisti. Marginalisti per quale motivo? Perché secondo loro remunerazione, ecco, di tutti i vari fattori produttivi, lavoro, terra, capitale, viene dalla produttività marginale, cioè dell'ultimo lavoratore, non di quello che sono loro, dell'ultimo dollaro di capitale, dell'ultima zappa che viene data al contadino, è sempre l'ultima parte che dà il valore sostanzialmente per la remunerazione dei vari fattori produttivi, terra, lavoro, capitale, eccetera, eccetera. Siamo qui, diciamo, alla rivoluzione teorica, l'economia keynesiana, con John Maynard Keynes. John Maynard Keynes sostanzialmente ribalta sia la teoria marginalista
e fa, questo diciamo è un piccolo aneddoto, fa un, come potremmo dire, un elogio anche ai mercantilisti su alcune questioni, diciamo, che non sono molto importanti. Keynes dice una cosa fondamentale, cioè che il risparmio non dipende dal tasso di interesse, cioè il tasso di interesse che la banca fa, un mutuo, un prestito, insomma, qualsiasi cosa. Il consumo, cioè quanto la gente spende sostanzialmente per, non so, per consumo, non so, pasta, pane, moto, macchine, qualsiasi cosa. E il consumo è funzione del reddito, cioè quanti soldi la gente ha in tasca, punto. Non è un... Sembra rivoluzionario dire che la gente spende se c'è soldi, ma prima di Keynes. Poi che il reddito, cioè quello che è funzione del consumo, di cui il consumo è funzione, è funzione degli investimenti, cioè di quanto le imprese investono sostanzialmente nell'economia, fanno lavoro, fanno produzione, eccetera, eccetera, eccetera. E il punto è questo qua, cioè la cosa sono determinati gli investimenti. Non solo da questo, cioè dal tasso di interesse, ma dai cosiddetti animal spirits, cosiddetti spiriti animali capitalistici, cioè dalla volontà dei capitalisti, semplice, e dalla efficienza marginale del capitale. Questa è sostanzialmente l'aspettativa di profitto che hanno fare i capitalisti, cioè se io fra un anno, due, tre mi aspetto di ottenere, non so, 20.000 euro e chiedo in prestito 10.000 con un interesse di 2.000, 3.000, insomma, io ho 20.000, quindi ho aspettative molto positive, quindi investo. Ecco la cosiddetta efficienza marginale del capitale. Allora, se fino a prima, fino all'inizio del 1900, sostanzialmente gli economisti concordavano tutti su un equilibrio, tranne Marx, ovviamente, su un equilibrio di piena occupazione, cioè tutti i lavoratori troveranno un posto, insomma, se diciamo, i salari sono flessibili, cioè se possono scendere, se possono salire, insomma, se i salari sono flessibili, allora tutti troveranno un lavoro, non ci sarà la cosiddetta disoccupazione involontaria, ma solo disoccupazione volontaria. Vi invito, diciamo, a ragionare un attimo su questa cosa, cioè se i salari sono flessibili tutti troveranno un lavoro. Io per esempio il lavoro non ce l'ho. Beh, non è volontariamente perché non voglio lavorare, probabilmente c'è qualche altra cosa sotto che Keynes aveva detto, cioè ci sono equilibri, cioè un equilibrio di sottooccupazione. Che cosa vuol dire? Che l'offerta sostanzialmente è sempre superiore alla domanda, cioè c'è un deficit di domanda nell'economia globale, cioè, e come viene colmato, diciamo, questo deficit di domanda con questa, quella che oggi viene, diciamo, osteggiata da ideologie. Stefano Rodotà ha detto espressamente che con il pareggio del bilancio Keynes è stato reso incostituzionale. Keynes, esatto, cioè, con il pareggio del bilancio è diventato incostituzionale. Le politiche keynesiane e Keynes sono diventate incostituzionali in Italia per virtù del pareggio del bilancio. Lo Stato non può spendere a deficit, il lavoratore, cioè, non può formare questo, lavora producendo molto più di quello per cui lo pagano.
Questo, al di là di un problema sociale di giustizia, diciamo, della persona, ad altre implicazioni, significa che sta producendo per sé e per altri. Quindi se io non tiro in mezzo del lavoro, della famosa spesa pubblica improduttiva, poiché sono già arrivata alla saturazione della produzione, avrò chi lavora e chi muore di fame e potrò sfruttare ancora di più chi lavora. Così crolla la domanda aggregata, crollano gli stipendi e aumenta la disoccupazione, perché torniamo sempre al punto che è il reddito che fa spendere. Certo. Se uno non ha reddito, ovvio che non spende, se uno non ha lavoro è ovvio che non può comprarsi casa, non può comprarsi la macchina, eccetera, eccetera. E quindi c'è sempre questo deficit di domanda, c'è sempre una domanda che è insufficiente per tutta l'offerta, per tutta la produzione. Augusto Graziani, Augusto Graziani, Augusto Graziani ci servirebbe una lezione a parte. Lo spiega bellissimo. Ci servirebbe una lezione a parte, cioè, già su Marx ho stretto veramente all'osso, cioè non ho detto nulla praticamente di Marx. Se mi metteva a parlare di Augusto Graziani direi che finivamo domani mattina. Dunque, il cosiddetto moltiplicatore keynesiano, che sicuramente molti di voi avranno sentito già, no? Che cosa dice sostanzialmente? È una formula matematica che dice che se uno investe uno, il reddito generato da quell'investimento sarà molto maggiore di uno, e con quel reddito io ripago il credito iniziale per l'investimento. La cosa carina di questo fatto è che appunto Keynes diceva il moltiplicatore keynesiano che è maggiore di 1 significa che se io spendo un euro di spesa pubblica avrò generato più di un euro di domanda aggregata, perché quello che spendo sarà speso, causerà domanda che a sua volta causa reddito ed ha un effetto a cascata. Il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto ufficialmente che il moltiplicatore keynesiano esiste ed è molto maggiore di 1. Poi hanno continuato a fare politiche opposte, a differenza di quello che hanno fatto in Grecia, per dire, no. Poi lo stesso bracciato sulla spesa pubblica, tagliano sulle tasse, quindi negano completamente l'efficacia. Se hanno bisogno di aumentare la domanda per far ripartire il mercato, devono aumentare la spesa pubblica. Hanno riconosciuto che il moltiplicatore keynesiano esiste ed è maggiore di 1. Olivier Blanchard, l'espressione Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, non diciamo l'ultimo, l'ha riconosciuto tutto quanto. Ma esattamente come è successo per la storia degli stati spendaccioni, che è stato riconosciuto per dovuto agli shock petroliferi, una volta riconosciuta la verità si ignora completamente e si continua in una comoda finzione. Riesumiamo dalla tomba della sconfitta logica, politica, matematica, storica, i neoclassici, e continuiamo su, come se queste balle non ci fossero. Anzi, diciamo che le tolte hanno ragione, poi facciamo il contrario. Quindi, ultima parte su Keynes. E diciamo qual è la legge di bilancio in Costituzione fu firmata il 22 dicembre del 2012, quindi prima di Natale, all'unanimità dal Parlamento italiano, con l'unanimità per impedire che i cittadini potessero, nonostante sei per le norme dell'economia, non costituzionalizzarli. Il 22 dicembre del 2012 fu votato all'unanimità per impedire che un domani potesse fare un referendum. Quindi hanno anche costruito ad arte il teatrino per impedire che si potesse in qualche modo mettere in discussione questa cosa. La variabile chiave dell'economia per Keynes. Scusami, l'ultima cosa, perdonami. Anche perché non ci dimentichiamo che la modifica dell'articolo 84, cioè l'introduzione del pareggio in bilancio, va ad emendare e a rendere nullo un altro articolo della Costituzione. Articolo 1. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Nel momento che io stabilisco il pareggio di bilancio, impedisco allo Stato di aumentare la spesa pubblica per regolare il lavoro. Quindi ho di fatto stracciato dalla Costituzione l'articolo 1.
cosa che era assolutamente incostituzionale. Impedisco di arrivare a un equilibrio di piena occupazione, perché non ho più la leva. Non ti tolgo la macchina. L'articolo 1 si va a far fottere immediatamente. Tra le tante cose anticostituzionali ormai si passa nell'osservarsi. All'articolo 1 come dire. Sembra. La variabile chiave quindi per Keynes è la cosiddetta domanda autonoma. La domanda autonoma che cos'è? Sono gli investimenti, la spesa pubblica e le esportazioni. Ho messo da parentesi alcuni nomi, Rosa Luxemburg e Michael Kalesky, erano due economisti marxisti che all'inizio del Novecento, sostanzialmente, credo Rosa Luxemburg intorno al secondo decennio del 1900, quindi siamo dal 1910 al 1920, aveva riconosciuto che nel capitalismo la variabile chiave è la domanda di investimento, la domanda di beni di investimento. Kalesky ha detto sì, oltre agli investimenti appunto ci sono anche le esportazioni nette, se no ci sono anche le esportazioni nette che fanno affluire, diciamo, ricchezza, no? Vari mercantilisti, no? Cioè, le esportazioni fanno fluire metalli preziosi all'interno dell'economia e quindi siamo tutti più ricchi, esattamente, e l'aveva visto anche Michael Kalesky. Poi c'è la spesa pubblica. Questa è la cosiddetta domanda autonoma. Arriviamo, diciamo, all'ultima fase, che è quella che stiamo vivendo noi. Dal 1980 sostanzialmente siamo nella piena fase neoliberale. Molti spesso tendono a confondere il neoliberismo con il liberismo totale, cioè l'assenza totale dello Stato, il mercato che fa come gli pare, lo Stato quindi non conta più nulla, lo Stato è messo da parte e non interviene più. Nulla di più sbagliato perché nella fase neoliberale ce ne sono due: la fase degli anni 80, quella del duo Reagan-Thatcher, dove una grande crisi globale è stata evitata per le politiche della Thatcher, no? Che poi hanno colpito quasi tutta l'Europa, è stata evitata grazie ai doppi disavanzi di Reagan, cioè enorme spesa a deficit sia sulla spesa pubblica che sulla bilancia commerciale, cioè importavano molto di più di quanto esportavano. Quindi se uno importa, l'altro esporta, quindi chi esportava andava avanti sostanzialmente, no? Riusciva a campare, diciamo, per dirla molto brevemente. Siamo molto brevemente ai monetaristi, Friedman e Carlo Scuola, sostanzialmente i vari monetaristi. Che cosa dicono i monetaristi? Che sì, il capitalismo è un sistema stabile, un sistema economico è stabile, ci sono agenti economici, appunto, come i marginalisti neoclassici, c'è la cosiddetta teoria del crowding out, lo spiazzamento, che sostanzialmente dice che se io aumento la spesa pubblica, allora spiazzo l'investimento privato, perché tolgo risorse all'economia privata, no? La spesa pubblica che è funzione delle tasse, cioè io per spendere devo prima tassare, quindi togliere le richieste al settore privato e per poi aumentare la spesa pubblica. Stiamo parlando di quello che succede, stiamo parlando di quello che dicono. Di quello che dicono, esattamente. Friedman dice questo: no, non possiamo aumentare la spesa pubblica, il governo deve essere minimo. Che poi la filosofia del governo minimo viene sostanzialmente negli stessi anni da un filosofo politico chiamato Robert Nozick, però insomma. Qui ci riporta a quello che dicevo l'altra volta, vi ricordate, cioè la paura del neoliberismo di produrre spesa pubblica che produce, esatto, il male per antonomasia, che è l'inflazione. Esatto. Quando sui numeri abbiamo visto l'altra volta che, diciamo, il male è fare la fame, non è avere l'inflazione. Tant'è che quando avevamo l'inflazione del 15-20% ce la passavamo molto meglio ed eravamo il primo paese al mondo per il risparmio privato. Arida. Tutte queste tesi, come dicevamo, sono già state distrutte prima ancora di essere proposte. Questo ci porta
a una situazione in cui ci rendiamo conto che non è la correttezza o l'affidabilità a sostenerle. Viene detto spesso che queste sono posizioni ideologiche, in realtà non sono ideologiche, sono marchette, né più né meno. Questa è gente pagata da interessi per sostenere delle boiate, ma gli interessi sono forti e questo è quello che viene insegnato, per cui c'è un sacco di gente che in buona fede ha studiato queste stupidaggini. Marx direbbe essenzialmente che ci sono forti rapporti di potere e di classe dietro, dietro questa roba qua. È ovvio, a chi fa comodo questa roba qua, all'elite capitalista, a chi ha il potere economico decisionale, no? Solo che c'è una piccola differenza tra i monetaristi e i neoclassici, che molti tendono a confondere. Monetaristi non è uguale Friedman, no, no. Dunque, per i monetaristi, alla Friedman e agli altri, la spesa pubblica ha sì effetto anche positivo, ma solamente nel breve periodo. Nel lungo periodo la spesa pubblica porta solo ad un aumento dell'inflazione, non dà dei cambiamenti strutturali all'economia, porta solo inflazione, ha effetti solo nel breve periodo. Solo un breve periodo per i monetaristi e la Friedman. Ora arriviamo alla nuova macroeconomia classica, i neoclassici, appunto Lucas, Barro e altri, insomma, che sono ancora più radicali, più ideologici, diciamo, no? dei monetaristi e dei Friedman e degli altri. Cioè hanno credono ancora di più che il sistema economico sia veramente stabile. Cioè hanno un credo quasi religioso, no? Che il sistema economico è stabile, funziona tutto, c'è un equilibrio economico in generale, il mercato fa come gli pare, funziona benissimo, e tutto va bene così. Con buona pace della realtà. Con buona pace della realtà. Cioè è un modello prettamente teorico questo neoclassico. C'è da dire che sin dal 1870, cioè con la cosiddetta rivoluzione marginalista, c'è la irruzione della matematica nell'economia. Cioè, prima la matematica c'era veramente molto poco, ecco. Ad esempio Ricardo usava solo le principali quattro operazioni della matematica: più, meno, bene, diviso, fine. Non usava matrici, sistemi di equazione, algoritmi, nulla di questo. E quindi questo fa capire anche perché oggi nelle varie università si usa, cioè nelle varie facoltà di economia, appunto, si spiega probabilmente tutta matematica, cioè l'economia sostanzialmente è matematica, o meglio, non matematica, ma aritmetica, algebra, insieme, massimo anche. Cioè fanno dei sistemi belli, complessi, che fanno lui, ecco, vedete, viene perfetto, il sistema è tutto in equilibrio, ma è appunto un modello prettamente teorico. Non sta in piedi nella realtà, l'abbiamo vista con la crisi del 2007. Sono talmente bravi che addirittura i governi dicono: guarda, vi lasciamo fare a voi perché noi non ci arriviamo a tutti questi. Esattamente. Diciamo che ritorno come stanno le cose in pratica. Da quando è iniziata la crisi, la disoccupazione non c'è più, il sistema è in equilibrio, per cui siamo tutti occupati, siamo tutti ricchi e l'economia sta crescendo. Questo è quello che ci dice il modello. Come vedete. Ecco la piccola differenza tra i neoclassici che stiamo vedendo adesso, sono Lucas, Barro, eccetera eccetera, che per i monetaristi, per i neoclassici, l'intervento dello Stato, cioè la spesa pubblica controciclica, bla bla bla, non ha effetti nemmeno nel breve periodo, cioè non ha proprio effetti. L'unico effetto che produce la spesa pubblica è l'inflazione. Cioè io spendo un euro, cresce l'inflazione. Stiamo parlando sempre di signori che sono quelli che ufficialmente sono l'unica economia riconosciuta. Esatto, certo. Questa loro base, questo fondamento è quello che è stato riconosciuto anche dal Fondo Monetario Internazionale e da Blanchard, che ha questa indagine, perché è la negazione del moltiplicatore keynesiano. Vabbè, sì, sì, sì. Non è importante che sia una balla, lo sapevano già prima di cominciare. Continuiamo. Poi c'è un aspetto importante. Cioè, questi sono ultimi titani, questi hanno proprio puntato l'iceberg. La cosiddetta neutralità della moneta, che non
non ne abbiamo parlato fino adesso. Sostanzialmente la moneta significa che la moneta è neutrale ai cambiamenti reali nell'economia reale, all'occupazione, al consumo, all'investimento. La moneta non ha effetti su queste variabili, produce solo inflazione. E è quello che aveva detto già, se vi ricordate, David Hume, no? La critica ai mercantilisti, no? Se tu esporti tanto, hai un enorme afflusso di metalli preziosi, di oro, di moneta, quello che volete, e quindi l'unico effetto sarà che aumenta l'inflazione. Il metodo scientifico, ed ecco la ripresa. Il metodo scientifico in genere porta, per dimostrare un teorema o per dimostrarne la falsità, si usano metodi per assurdo oppure un semplice controesempio. Neutralità della moneta e della politica economica. Quindi la moneta è influente, la politica monetaria è influente per quello che riguarda l'economia. Questo vuol dire che io, sottraendo moneta, non tolgo ricchezza finanziaria alle persone. Punto. E che questo non ha effetto nell'economia reale, cioè se a me togli moneta a me non mi interessa, perché io continuo a spendere, come faccio? Se me la togli? Cioè lo stiamo vedendo adesso, aumento dell'imposizione fiscale, crollo dei redditi, crollo dei consumi, crollo degli investimenti, fallimento delle imprese, disoccupazione, crollo della domanda interna. Com'è possibile questa cosa qua? E si ricomincia, crollo quindi di licenziamenti, crollo, esatto, della domanda aggregata. L'aveva spiegato benissimo Keynes in un'intervista del 1930 alla radio londinese, lo spiegava benissimo, pure loro continuano. Ecco, la neutralità della politica economica è sostanzialmente questo, cioè la politica economica dello Stato non ha un effetto, cioè è meglio che non fa niente. Friedman disse: il governo è come un elefante in una cristalleria, meno se muove meno fa danni. Questo è quello che ha detto Friedman. Cioè, era un massimo, sapeva benissimo di una stupidaggine, non era un giardino. Esistono economisti con la minuscola che non sanno che stanno dicendo idiozie e ripetono a pappagallo quello che hanno imparato. Esistono economisti con la maiuscola che le dicono sapendo di mentire. E per dimostrare sostanzialmente che Friedman non era uno scemo, nel 1948 scrisse un lavoro per una rivista scientifica in cui sosteneva tranquillamente che le tasse non finanziano la spesa pubblica, che c'è la necessità di una finanza funzionale, cioè che quando c'è crisi economica sono debba spendere, debba aumentare la spesa, e quando l'economia cresce magari rallentare la spesa e aumentare un po' le tasse. Questa è politica keynesiana, va bene scriverlo perché non si faccia. Questo è Friedman 1948, poi vediamo che insomma negli anni 70-80, quando Friedman stesso era contrario all'euro, tra l'altro. Friedman stesso era contrario all'euro, i paradossi, no, della storia del pensiero economico. Ecco, arriviamo agli anni 90. Gli anni 90, ecco, se all'inizio della fase neoliberale ho detto che il neoliberismo non è per nulla liberista, abbiamo visto che negli anni 80 la grande crisi globale è stata evitata dai doppi disavanzi di Reagan, quindi lo Stato c'è, doppi disavanzi, cioè disavanzi veramente alti ha fatto Reagan per salvare l'economia, insomma. E quindi negli anni 80 questo è stato il ruolo dello Stato nell'economia, nonostante fossimo entrati nella fase appunto neoliberale, che molti confondono sostanzialmente con il liberismo, quindi nel senso che è stato. Questo punto è molto importante, cioè negli anni 90 non c'è più la politica fiscale, cioè la spesa e le tasse come variabile chiave della politica economica, dell'intervento dello Stato, ma è la politica monetaria, cioè sostanzialmente la gestione dei tassi di interesse. La politica monetaria è questo, gestione dei tassi di interesse. Ma quindi le banche, quando è che entrano? Le banche stanno lì dentro dal 1600 tranquillamente, e sono tassi che più o meno hanno sempre succhiato la loro parte. Adesso stanno proprio
piazzate nel cuore tranquillamente, e che è un ottimo posto per succhiare sangue, soprattutto in Europa sono veramente arrivate al top. Però tranquillo che non sono mai stato con le mani in mano. Qualcosa che comunque ma quante sono create? Banche? Sì. Guarda, la prima banca che si crea fu la, se non ricordo, la Banca di Amburgo, la Banca di Amsterdam, che sta Banca di Amburgo e Banca di Amsterdam, siamo a metà del 500, siamo all'epoca del mercantile. Ma stiamo parlando di banche non banche come quelle attuali, eh? Sì, sì, molte maschi, sì. Comunque stiamo parlando di banche in senso moderno, nel senso la figura del 1462, quello che detiene i soldi e che sulla base dei soldi usa il proprio denaro per pilotare il lavoro e le merci. Cioè, veramente dobbiamo essere delle conchiglie. Esatto. Quindi però diciamo anche che ci sono banche che hanno buchi di bilancio enormi in questo periodo, sì, sì. Per avere dei saggi di profitto che poi si scarica ovviamente. Si scarica solo. Infatti adesso ci arriviamo. Ecco, come si è arrivati diciamo alla crisi, alla crisi del 2007-2008, che cosa è successo? Che le varie banche centrali hanno abbassato i tassi di interesse, ma hanno abbassato i tassi di interesse per quale motivo? Non per favorire diciamo la domanda di beni di investimento per le imprese, no, per favorire una accumulazione di capitale finanziario sui mercati azionari, sui mercati delle azioni. Cioè le banche centrali cosa hanno fatto? Hanno dato liquidità a bassissimo costo alle varie banche, alle varie hedge funds, ai vari fondi pensione, fondi speculativi, che hanno fatto alzare i prezzi delle azioni, appunto. Azioni, ma anche del mercato. Lo speculatore prende soldi in a basso tasso di interesse, li investe su azioni o su attività finanziarie che hanno un'alta rendita, un alto rendimento, e in questo modo marginalmente, diciamo per un cinquantesimo circa dell'economia attuale, quella vera, l'altro 49 cinquantesimi, quella finanziaria, diciamo che un cinquantesimo di questo giro di affari potrebbe anche ricadere sull'economia reale, che in piccola parte potrebbe anche andare a ricadere sul lavoro. Cioè qui non c'è due di soldi. Esatto, ci siamo arrivati, però deve essere prestimata. C'è ogni tanto mai lo sbaglio. Questa è una scuola di calcio, diciamo. E quindi che cosa è successo? Dei bassi tassi di interesse per fare un'accumulazione di capitale finanziario. Dici, sì, bello, ma che vuol dire? Vuol dire sostanzialmente, come stavo dicendo prima, ci sono bassi tassi di interesse, si dà grande liquidità alle banche, ai fondi pensione, ai fondi speculativi, che comprano azioni, comprano immobili, ma come è successo con la crisi immobiliare anche in Spagna. Cosa succede? Se io compro azioni, il loro tasso di interesse scende, ma il prezzo sale. E ecco che si crea una capital asset inflation sostanzialmente. Cioè gli asset capitali crescono di prezzo, cioè cresce il loro prezzo e si crea una bolla speculativa che è scoppiata con Lehman Brothers. Ma già c'erano forti segnali nel 2007, anche su prima della crisi subprime. La crisi subprime, nel 2008, ma già nel 2007, diciamo, c'erano forti segnali. Quindi, come è cambiato sostanzialmente il capitalismo dagli anni 90? Se, come ho detto all'inizio, con la fisiocrazia addirittura, c'era un'economia quasi rurale, agricola, con Adam Smith, Ricardo, Marx, si passa diciamo ad un'economia industrializzata. Dal 1700 non c'è più il lavoro, passiamo dall'MDM, il lavoro schiavistico, non c'è più il lavoro schiavistico, ma c'è il lavoro salariato, che diciamo nella letteratura filosofica, diciamo,
veniva visto già all'inizio dell'Ottocento come una forma di la forma di lavoro schiavistico, sì, cioè il lavoro salariato è il lavoro schiavistico. Non entro che se no a dire la mia, diciamo, no. Quindi che cosa succede? Che siamo arrivati appunto a questo capitalismo qua, al cosiddetto money manager capitalism, secondo quello che ha detto Minsky, oppure finance capitalismo, come avete definito Gallino. E insomma, sostanzialmente un capitalismo finanziario. Capitalismo assoluto, come lo chiama. O capitalismo assoluto a livello filosofico, appunto. Finita l'URSS, crollata l'URSS, l'impero capitalistico si è preso tutto. Quindi capitalismo assoluto per questo. Costanzo Preve, che fa un'analisi di questa cosa, che appunto dice che il capitalismo ora è libero della fase borghese, quindi non ha più bisogno di seguire il modello DMD. Adesso fa D di primo, di secondo, di terzo, di quarto. Perché? Perché sostanzialmente nel mercato azionario non c'è il lavoro, cioè non c'è un operaio che produce le azioni in modo subprime, non c'è. Quindi non c'è più creazione di valore, non c'è più la valorizzazione del capitale, ma c'è solo capitale fittizio, come chiamava Marx. Non rappresenta beni reali. Non rappresenta beni reali, ma solo sì, esatto. Capitale fittizio, capitale finanziario, ricchezza finanziaria fine a se stessa. Neanche capitale intellettuale, proprio. Il mercato finanziario tratta merci per 50 volte il PIL mondiale. Forse un po' di meno, però. Sì, non è importante. Diciamo, allora, pensa che trattano. Questa, diciamo, è la... Cosa? No. Trattano i beni. Questo è un processo che è partito con la Thatcher e con Reagan e che si è sviluppato dopo. I famosi prodotti derivati, le scommesse legalizzate, che sono con tutta una serie di meccanismi perversi associati, ad esempio il Clinton ha rotto gli argini, diciamo che se Clinton ha detto proprio ok, andate. Pensate, se il vostro meccanico va dall'assicurazione e fa una polizza che dice: nel caso Fabio, che è il mio cliente, c'ha un incidente, tu mi paghi e io sono meccanico e poi gli dai i primi. Questi sono prodotti finanziari, sono scommesse, investimenti su terzi che non sono collegati e che spesso e volentieri la cui sorte dipende da chi investe. Esatto. Questa è, diciamo, l'ultima parte, quella che tengo sempre a sottolineare, soprattutto quando si parla di euro, crisi delle eurozone, crisi globale. Allora, dagli anni 90 a oggi il capitalismo occidentale sostanzialmente si è fondato su questi punti, su questi tre punti, cioè sulla precarizzazione del lavoro, c'era una piena sottooccupazione, cioè sì, c'era una bassa disoccupazione, vero, ma quali erano i lavori che venivano svolti? Erano lavori sottopagati, lavori senza diritti sociali, a bassissimo salario, quindi piena sottooccupazione, cioè c'era una bassa disoccupazione, verissimo, che lavori si facevano? Non proprio dei più belli, insomma. E su questo, cioè sul consumo a debito delle famiglie, cioè se la politica fiscale è stata messa da parte, diciamo, anche se oggi, diciamo, viene un po' ripresa, Obama con l'aumento del debito, insomma, ma è veramente poca cosa. Nell'Eurozona non ne parliamo, cioè bestemmiano solo per dire aumento della spesa pubblica. La spesa pubblica è stata sostituita dalla politica monetaria, cioè dalla gestione dei tassi di interesse. È ovvio che se non c'è più questa, come abbiamo visto all'inizio, se non c'è più la spesa dello Stato, che cosa fanno le famiglie per comprare? Che la massa valutaria, a differenza di quello che veniva sempre sostenuto, non è una cosa che circola e ricircola, si creano gli stock che rimangono immobili. I più ricchi diventano più ricchi,
e quei soldi li mettono da parte, il cassaforte, li bloccano, li mettono sul mercato finanziario che rende di più. Quei soldi sono usciti dall'economia reale. Tutto ciò sottrae e drena liquidità dall'economia reale. Se uno Stato non interviene emettendo valuta e compensando il drenaggio di valuta al di là dell'occupazione, c'è una mancanza di valuta che, se non è fatta, se non è sopperita da un deficit pubblico, cioè dal titolare della valuta, che per lui non sarebbe un vero deficit perché la stampa, dovrà essere sopperita da un deficit privato, dal settore privato, dalle famiglie, dagli capitalisti, dagli imprenditori che si indebitano con le banche e gli istituti di credito, che sono quelli che vogliono che lo Stato non spenda. Però non sarebbe giusto pure la tassazione proporzionale per distribuire, nel senso che certo, poi si c'è un accentramento dei capitali e certo, di questi capitali va a cosa? La tassazione progressiva, cioè, sarebbe una fuga, è automatico, quindi il capitalismo dagli anni 90 ad oggi, cioè quindi nell'arco di 20 anni, sostanzialmente 25 quasi ormai, si è fondato su questo, sul consumo a debito, cioè sul debito privato. Allora, all'inizio degli anni 2000 questa cosa qua non era più sostenibile, cioè si stava entrando in una grossa crisi che poi era inerente alle crisi delle dotcom in America, però, insomma non era più sostenibile questa cosa qua. E come si uscì dalla crisi del 1933, scoppiata nel 29, nel 2000 cosa è successo? Negli anni 2000, guerra in Iraq, guerra in Afghanistan, si esce con la guerra e quindi hanno ritardato, diciamo, lo scoppio della crisi. Per avere una grossa spesa, anche pubblica, perché commesse per le armi rendono bene, e anche un buon introito dall'estero, diciamo, per ricanare la bilancia commerciale. Mi ricordo il disappunto del vicepresidente perché non era stato bombardato il porto di Baghdad, che lui aveva già firmato i contratti per costruire. E quindi ecco come, cioè, e poi in questi casi qua, cioè nei casi di guerra appunto, non badano a spese, cioè solo la merca sotto Roosevelt, sotto Roosevelt il deficit di bilancio crepa a livelli a due cifre. Il deficit di bilancio non importava, però, solamente sotto la guerra. Là i soldi ci sono sempre, non si deve fare guerra. Nel momento in cui servono per la piena occupazione, i soldi non ci sono. Ci riporta al discorso precedente. No? Quali sono le possibili riuscite di una politica mercantilista e restrittiva? La guerra. La guerra. Qual è la possibile riuscita di una politica capitalista di questo tipo, che per di più ha anche aspetti mercantilistici? La guerra. Ecco perché l'altra volta dicevo che del range delle vie d'uscita vanno da una via d'uscita politica alla guerra. Il capitale, quella che preferisce, è la guerra. E arrivo all'ultimo punto, e poi mi viene la scala del pace. Okay. Allora, se negli anni 90 il capitalismo si è fondato su questi punti qua, che non è solo a livello europeo, cioè la privatizzazione del lavoro non c'è solo in Italia, non c'è solo in Germania, in Grecia, c'è anche negli USA, in Inghilterra, non pensate che lì non ci sia, insomma, stanno un po' meglio di noi, insomma, perché comunque è più flessibile. C'hanno la valuta e la flessibilità che la valuta lì permette, però comunque fanno una regolazione parecchia. Si è fondata sempre su questo e su questo. Quindi quando si dice, ecco, sulla crisi dell'euro, usciamo dall'euro, d'accordo, perfetto, bene, ma bisogna mettere in discussione tutto questo, altrimenti è un'uscita gattopardesca, come ha detto Emiliano Brancaccia. È un'uscita gattopardesca, cioè se si continua su questa roba qua, sì, vabbè, cioè abbiamo la nostra valuta, però continuiamo sulla privatizzazione, sulla flessibilità del mondo, continuiamo con questa, continuiamo con questa. Quindi, ovvio, cioè, uscire dall'euro sì, ma va rimesso in discussione tutta l'architettura del modo di produzione capitalistico. Cioè, capitalismo, come diceva Marx, è soggetto a crisi, a instabilità. Se lo vogliamo dare a Marx, almeno la volta a Keynes. Se non vogliamo dare a Marx, vabbè, mi limito a Keynes, ok? Quindi visto che tutti quelli che sono venuti dopo hanno cominciato con tesi che erano già sbagliate prima di cominciare a proporre.
lo sanno pure loro. Direi che l'ho annoiato abbastanza e... No, grazie. Se ci sono domande...